Vittoria Musso e quant'altro, ha illustrato oggi una mozione che riguarda, un'interrogazione a risposta immediata. Okay. Che riguarda la presenza di topi nella zona di San Vincenzo. Ce la racconta? Esatto, la presenza di topi credo che sia una cosa comune a molte città, tristemente. Ho voluto mettere in evidenza questo perché stiamo parlando del pieno centro cittadino, residenziale e commerciale. Quindi San Vincenzo? E San Vincenzo e in particolare la strada, diciamo la Creusa che parte da via San Vincenzo a metà, che arriva a via Carcassi, che si chiama via della Misericordia, che è inutilizzata, addirittura nella parte alta hanno proprio chiusa con un muro e quindi è completamente dimenticata se stessa e frequentata solo da topi o da altri, non lo so. Comunque ci sono topi anche nelle ore diurne, sono pantegane, non sono topi, che addirittura scendono e si infilano nei negozi di via San Vincenzo. Quindi noi abbiamo avuto queste segnalazioni da abitanti e da commercianti della zona disperati. Quando ho fatto appunto presente questa situazione, l'assessore sembrava più che informato, tant'è che mi ha risposto che stanno già provvedendo con delle tecniche un attimo più efficaci di quelle che ci vediamo in tutta la città, questi T posati per terra che tra l'altro se non sono divelti, rotti, aperti sono comunque abbastanza inutili e anche, l'avevo segnalato una volta, pericolosi, perché con la pioggia il veleno inserito all'interno può scivolare chiaramente fuori ed essere un pericolo per bambini e cani. E quindi l'assessore mi ha detto che stanno già pensando a interventi più radicali e speriamo bene, ma poi l'importante sarà tenere una vegetazione che oggi è alta 1,5 metri, tenere pulita questa creusa. Perché è piena di verde che cresce. È una giungla. Salvo proprio il primissimo tratto da San Vincenzo, perché c'è un cancelletto di entrata al tennis club. Quindi fin lì probabilmente il tennis stesso lo tiene pulito. Oltre fino a via Carcassi è una cosa impenetrabile, e dove è appunto una pacchia perché si annidino questi toponi, ecco, che girano tranquillamente, li ho visti con i miei occhi perché ho fatto dei sopralluoghi anche dopo queste segnalazioni. In pieno giorno tra la gente e non hanno si infilano paura nei negozi. Cosa sta facendo l'amministrazione? L'amministrazione sta compiendo tutti gli interventi che compie in queste situazioni, cioè interventi di bonifica, di deratizzazione, di verifica attraverso continui sopralluoghi dell'efficacia delle esche che vengono posizionate. Gli interventi realizzati sono stati efficaci perché, come dire, i topi abboccano. E tuttavia la presenza in quell'area è così folta e numerosa, per cui il problema non è mai risolto definitivamente. Ci sono unicoli e tane in un'area che purtroppo è caratterizzata da degrado e abbandono da parecchi anni. Continuiamo una battaglia quotidiana per limitare il problema, che si riproporrà e che si ripropone finché non ci saranno risorse e soggetti in grado di riqualificare completamente la zona. Si parlava anche di sfalcio, lei aveva parlato qualche tempo fa in Consiglio Comunale della decisione di non agire con agenti chimici che sono anche pericolosi, pare, per le persone e di usare metodi alternativi. Come sta andando avanti la situazione? La decisione rispetto a non utilizzare più il glifosato, che era un diserbante chimico su cui la comunità scientifica ormai quasi tutta concordava essere potenzialmente dannoso per la salute, è una decisione assunta e come tale ha una ricaduta effettivamente sulla qualità del servizio che viene svolto in città, perché lo vediamo qualche problema, diciamo, sfalcio e diserbo, perché a questo punto l'unico sistema possibile è quello meccanico, quindi braccia umane, le risorse in campo sono quelle che sono. Stiamo cercando di capire se attraverso una riorganizzazione del personale disponibile e i supporti attivabili con azioni quali l'utilizzo di stranieri o altre forme di volontariato e cittadinanza attiva è possibile in parte sopperire a questo problema, però è evidente che nel momento in cui un servizio che prima era svolto attraverso
il supporto di sostanze chimiche che consentivano nel tempo un'efficacia diversa, oggi l'amministrazione su quel fronte è un po' in difficoltà.